Ci sono momenti, e lo sappiamo bene, nei quali la natura, per un motivo o per l'altro, inciampa e cade e crolla. E a quel punto un popolo colpito invece poi risorge con tutte le forze possibili, con tutta la forza possibile. Se vengo qui, non posso non ricordare di come un bel giorno tu guardavi e questo era il paradiso, e un brutto giorno di colpo era l'inferno, le urla, le ombre, i fantasmi, la paura. Ma rimane un totem, questo luogo, questa chiesa, che è stata anche un rifugio per alcune persone che qui dentro si sono nascoste e si sono salvate. Tutto intorno era l'Apocalisse. Nel luglio '87 c'è stato un periodo di forti piogge e è arrivato al culmine il 18 luglio, quando le piogge sono state molto più intense di prima. E dai versanti hanno cominciato a scendere delle colate di fango e detriti. E questo praticamente ha ostruito l'Adda e tolto le comunicazioni e ha dato l'innesto alla grande alluvione che c'è stata in Valtellina nell'87. 10 giorni dopo, dal fronte della montagna, si è staccata una grossissima frana, circa 40 milioni di metri cubi, è arrivata sul fondo valle, dove si era formato un piccolo laghetto nel bacino dell'Adda, e praticamente ha creato un effetto Vaillant, un'onda di fango e acqua ha raggiunto le case di Aquilone, dove c'erano ancora delle persone non evacuate. Questa chiesa si è salvata perché il materiale della frana è sceso dal versante e è salito sul versante opposto, mentre l'onda d'urto dell'acqua e fango è salita verso monte. La frazione di Aquilone non era stata evacuata perché la ritenevano fuori pericolo. Noi a Sant'Antonio Molignone avevamo 4 chiese. Tutte le chiese sono rimaste sotto la frana, l'unica che è rimasta è questa di San Bartolomeo di Castellazzo. Questa chiesa è importante dal punto di vista artistico-pittorico perché racchiude 3 cicli di affreschi che arrivano a noi intatti. Il primo ciclo è del 1393 e da qua parte la storia ufficiale della chiesa. È di un anonimo maestro lombardo ed è un ex voto. Nella crocifissione c'è rappresentata la Madonna, San Giovanni, Sant'Antonio Abate, San Bartolomeo rappresentato come martire, quindi con il corpo insanguinato e la pelle sulle spalle, e in ginocchio il committente, che è un personaggio di una famiglia facoltosa di Bormio. Il secondo ciclo del tardo 1400 rappresenta la nascita di Gesù. Come particolarità abbiamo le croci, abbiamo le corone che si stanno togliendo i re magi, e non sono le corone del regno ma sono quelle del Ducato di Milano, perché noi nel 1400 eravamo sotto il Ducato di Milano. Il terzo ciclo ce l'abbiamo, è l'abside nuova. Il pittore è Valorsa di Grosio, il Raffaello della Valtellina. Sul soffitto ha dipinto 8 angioletti con i simboli della passione, 4 evangelisti, i 4 dottori della chiesa. La chiesa madre è quella di Bormio. Questa è una chiesa figlia, quindi vengono riportati i santi protettori.